Avete presente la Toyota Yaris, auto ideale per girare in città e che grazie al suo motore ibrido riduce consumi ed emissioni? Bene, dimenticatela per questa volta e fate spazio alla sorella da corsa, ovvero la Yaris GRMN. Derivata dal mondo delle competizioni, in particolare dai rally, la Yaris by Gazoo Racing si distingue dal resto del gruppo già nel design. Il primo colpo d'occhio è dato senza dubbio dalla caratteristica livrea con le bande rosse e nere, che richiamano i modelli da corsa con cui la casa giapponese ha collezionato trofei di una certa caratura, come la 24 ore di Le Mans. Ma togliendo questo aspetto, che ad alcuni potrebbe anche non piacere, l'essenziale è ben visibile agli occhi. Calandra maggiorata per portare quanta più aria necessaria al motore, shark fin sul tetto ed un maxi alettone per aumentare il carico in curva sono un ottimo biglietto da visita. Si aggiungono poi i cerchi da 17 pollici BBS, che fanno risparmiare 6 kg rispetto a quelli base, ed un nuovo estrattore posteriore che contiene lo scarico con sagomatura cromata trapezoidale. La ricerca è tutta funzionale alle prestazioni e questo ci è piaciuto sin da subito nella Yaris GRMN. Sa distinguersi e quello che si vede non è apparenza, ma tanta sostanza. Anche gli interni sono stati modificati per adattarsi alle esigenze sportive, ma non mancano le comodità. Non ci sono le portiere posteriori, dunque un ulteriore risparmio sulla bilancia. Salendo, chi è davanti può sprofondare nei contenitivi sedili in alcantara pensati appositamente per la Yaris GRMN, così come per la pedaliera in alluminio e la nuova leva del cambio. Il volante è gentile concessione della GT86, piccolo e con un ottimo grip per le mani. Si rivela un grande alleato nella guida tra le strade tutte curve. Il quadro strumenti è ben leggibile ed al centro ha un display a colori per visualizzare diverse informazioni quando si viaggia con tranquillità, mentre gli analogici prevedono i classici numero giri motore e velocità. E le lancette rosse salgono parecchio velocemente se si schiaccia sull'acceleratore. Ad ogni modo, questa Yaris, sebbene sia racing, pensa anche alla vita di tutti i giorni. Oltre al climatizzatore automatico bizona, al centro del cruscotto non manca lo schermo del sistema multimediale Toyota Touch 2, che include il navigatore, la radio e l'ormai immancabile connessione con gli smartphone tramite USB o Bluetooth. Anche chi siede dietro trova spazio, non essendo stato modificato il divano posteriore. E ci sono pure gli attacchi Isofix per i seggiolini, così per dire. Ed ora passiamo alla parte più divertente della nostra prova. Com'è la Yaris GRMN su strada? Sicuramente ve lo state ancora chiedendo. Ma cosa vuol dire quella sigla? Partiamo dalle ultime due lettere, che stanno per Master of Nürburgring. Di fatto, questa aggressivissima Yaris è stata messa a punto sul leggendario circuito tedesco, situato nella Foresta Nera e lungo oltre 20 km. Toyota ha dichiarato che oltre 100 giri sono stati compiuti dai loro piloti professionisti prima che la vettura fosse pronta per essere commercializzata. Molta della tecnologia è poi derivata dal rally, dove la Yaris WRC Plus partecipa da inizio 2017. In città, infatti, non si sente molto a suo agio. Il raggio di sterzata è un po' troppo ampio ed i dossi si sentono fin troppo bene. Il suo ambiente preferito è quindi l'extraurbano. Nelle curve si butta dentro con assoluta precisione ed in ugual modo ne esce. Per poterselo permettere, l'assetto comprende telaio rinforzato attraverso delle barre stabilizzatrici nella parte inferiore, una barra d'uomi nella parte anteriore ed un differenziale torsen antislittamento. Si aggiungono poi gli ammortizzatori Sax e le molle più corte, l'altezza si è così ridotta di 24 mm. E con un baricentro più basso si possono fare molte più cose in curva. Il pedale della frizione è inaspettatamente duro, ma deve essere così, perché chiarisce l'indole della Yaris GRMN. Qui non c'è niente con cui scherzare. L'elettronica è ridotta al minimo in quanto ad invasività, e per i pistaioli c'è il tasto per rimuovere i controlli di trazione. A frenare circa 1100 kg di massa ci pensano all'anteriore delle pinze a 4 pistoncini, unite a dischi freni ventilati da 275 mm, ed anche quelli posteriori sono stati maggiorati a 278. Il motore del resto è il fulcro attorno cui ruota tutto ciò che vi abbiamo elencato fino ad ora, e da qui le altre due lettere della sigla. Gazoo Racing non è solo il nome del reparto sportivo di Toyota, ma idealizza il luogo dove tutte le persone lavorano insieme, per migliorare continuamente anche il minimo particolare.
E se tanti piccoli dettagli fanno una grande differenza, il propulsore da 1,8 litri sovralimentato è quello che definiremmo come tanta roba. Incastonato a pochi centimetri dal guidatore, si serve di un compressore volumetrico Magnusson-Eaton, azionato a cinghia. Quest'ultimo consente di avere spinta già dai bassi giri, annullando di fatto quello che con le turbine è il turbo lag. Il picco di potenza, pari a 212 cavalli, giunge a 6.800 giri, mentre la coppia di 249 Nm a 5.000. La cosa più incredibile è che non sembra mollare mai. Le lancette continuano a salire e sembra che il cambio marcia non giunga più. È come stare in apnea. Poi arriva. Giù il pedale della frizione con decisione e la leva segue perfettamente i movimenti richiesti, con una fluidità incredibile. Con la Yaris GRMN si può danzare tra le curve tornanti, con il torsen che minimizza il sottosterzo della trazione anteriore e rilanciarsi quando il volante è dritto, sorretti dal prestazionale 1.800 con il volumetrico. E poi il sound estasiante proveniente dallo scarico che dai 3.000 giri in poi risuona tutto intorno. Numeri alla mano, scatta da 0 a 100 in 6,3 secondi ed ha una velocità massima di 230 km/h. Insomma, tutto è stato pensato per far concentrare appieno sulla guida. Niente distrazioni o lucette fatiscenti che si accendono improvvisamente, solo un feeling che cresce chilometro dopo chilometro e porta a ricercare il limite, che per quanto riguarda questo segmento B non abbiamo trovato. L'unico difetto? Che il serbatoio da 42 litri prima o poi si svuota e costringe a mettere in pausa per fare il rifornimento. Un po' come da bambini, quando vostra madre vi chiamava per dire che la cena era pronta e voi chiedevate altri 5 minuti di sano divertimento. In conclusione, questa Toyota Yaris GRMN è un vero e proprio lupo travestito d'agnello, perché se nelle forme ricorda il modello di base, una meccanica sopraffina la rende una tra le segmento B sportive più appetibili. In sostanza, in un mondo automobilistico così digitale e asettico, trovare qualcosa di ancora così analogico che faccia sentire il guidatore al centro di tutto è veramente un bellissimo regalo, quindi grazie Toyota!